Andiamo qui a centropalco, Diana con Michelle Valceva dalla Bulgaria. Il nostro concorso sta diventando internazionale, giusto Fiorella? Dillo che tu ricordalo, perché insomma, come possiamo vedere, sempre più artisti internazionali si iscrivono durante tutti gli anni all'Italian Body Painting Festival. È un onore per noi vedere che questo festival è cresciuto fino a coinvolgere appunto artisti e campioni che vengono un po' da tutta Europa e da tutto il mondo, e soprattutto pensando che i primi tempi, i primi anni, le prime edizioni di questo festival eravamo prettamente italiani, adesso vediamo che la voce si sparge anche all'estero. Certo, e lei è un esempio perché viene dalla Bulgaria, infatti insomma anche ieri abbiamo potuto ammirare il suo lavoro, ma veniamo avanti, non dobbiamo avere paura. Come with me, please. Ok, e vediamo quest'opera. Voglio chiedere, con l'aiuto sempre di te, Elena, la mia traduttrice della serata, voglio chiederti, Michelle, parlaci della tua realizzazione, quali sono le tecniche che hai utilizzato, spiegaci un pochino come hai voluto rappresentare il tema di oggi. So please, Michelle, explain us what do you want to say with your painting and everything you want to say. Hello everybody. First, with my idea, I try to explain our life. I mean, I compare the life of leaves with the human life. I mean, this is leaves, and in the beginning, grown up. And after that, of course, this is spring. After that, become a summer. And after that, autumn. And you can see this back again. Spring. This is I try to show again the circle in our life. I mean, again, four seasons in our lives, and of course, can you turn again? In a very in the center of my art again is the sun, because without sun nothing can exist on this world. Ok, allora posso dirlo io. Qui abbiamo, lei ha voluto realizzare insomma le quattro stagioni, si è concentrata su quello. Partiamo dal sole, senza sole non ci può essere la vita, quindi con questo si concentra anche per l'aspetto delle quattro stagioni della vita. Sole, primavera, passiamo alla parte dell'estate, scendendo verso le gambe, i piedi, puoi girarti, turn, please. Ok, passiamo all'autunno e alla fine andiamo all'inverno. Bene. Domande? Io volevo far notare, soprattutto ieri, ma anche oggi, si nota il tratto tipico dei disegni della Bulgaria, perché abbiamo modo di conoscere altre artiste bulgare che fanno delle particolari disegni, quindi la nazionalità e la cultura viene fuori. E poi volevo ringraziare la modella, perché molti dei nostri modelli sono professionisti, molti sono dei ballerini, altri sono volontari, quindi ancora più passione per loro. E Diana si è offerta questa mattina perché c'è stata una disdetta di una volontaria, quindi grazie per aver essersi offerta all'ultimo. Benissimo. Alex, vuoi dire qualcosa? Johannes, prego. Voglio dire che il lavoro di Michelle si stacca molto dagli altri lavori, è molto diversa, e diversità è sempre un punto positivo anche nel body painting. Poi i colori sono anche diversi, molto speciali, e l'interpretazione di paragonare una foglia con la vita umana è molto profonda, perché se uno guarda bene, se uno ci pensa bene, nel sviluppo di una foglia si vede la vita umana, si sente. E ho saputo anche che Michelle si occupa con terapia attraverso il body painting, che è una cosa molto interessante. Anch'io mi sono occupato un po' di questo. Il body painting veramente cambia non solo il fuori di una persona, ma anche il dentro. E complimenti per questo lavoro. Grazie Johannes. Elena, vuoi spiegare un pochino a Michelle che cosa gli ha detto Johannes? Michelle, maybe you don't understand everything, but we say to you many, many compliments, because you have an original work with your particular style of use of colors and the meaning of leaves.
And also we like a lot what you're doing with your, with body painting, with your work to your work with the body painting therapy. And so compliment for your work. Grazie, thank you so much. Diana and Michelle Valceva della Bulgaria, grazie, complimenti. One more thing. Okay, Alex, prego. What's really important, what's great about the model is that she was a volunteer and everybody has to try, no matter what size you are, to be painted once. It's such an amazing feeling to be painted and being part of it. And also, Johannes, I think she's single. You might be able to hook up with her. Allora Alex ha spiegato che apprezza moltissimo il fatto che la modella sia una volontaria e tutti noi dovremmo provare almeno una volta, a prescindere che siamo magri, grassi, alti o bassi, dovremmo provare questa sensazione, perché veramente finché non lo provate non potete immaginare cos'è, e se è una delle prime arti dell'essere umano, forse questo effettivamente è verissimo. E poi scherzava un altro po' di gossip, scherzava sul fatto che Johannes potrebbe forse piacergli la modella, e non so se possiamo dirlo, ma effettivamente forse si piacciono già perché sono fidanzati. Va bene, quindi complimenti, grazie a voi. Grazie, grazie mille. Bene, abbiamo visto anche la nona performance, allora prima di arrivare agli